Sono in sciopero i pescatori della marineria sia di Crotone che di Le Castella. Da 4 anni in pratica non percepiscono quella sorta di sussidio ricevuto negli anni da parte, diciamo, dei comuni costieri relativi alle royalty dall'estrazione del metano. Manifestazione in piazza e sciopero della pesca. Sentiamo Manuele Asteriti, che è presidente della cooperativa pescatori. Quello che vedete, questa piazza, è il risultato della mala politica degli ultimi anni, perché ci troviamo qui, ormai sarà fatto noto ai più, a tutti, sarà fatto noto che i pescatori nel 2017 sono stati esclusi d'imperio dall'accordo di programma che andava a distribuire le somme royalties che vengono erogate dall'ENI alla Regione Calabria e ai territori per le estrazioni che avvengono in mare. E i pescatori hanno sempre fatto parte dei beneficiari, dei soggetti beneficiari di queste royalties, perché sono i primi ad averne pregiudizio dalla presenza delle piattaforme in mare. Non solo le piattaforme, ma anche innumerevoli bocche di pozzo. Non hanno più spazio dove andare a pescare. Nel 2017 si riuniscono i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria e degli 8 comuni beneficiari di royalties. Alle prime riunioni invitano pure i pescatori, perché c'era da siglare il nuovo accordo di programma. E non riuscendo a trovare la quadra, a un certo punto si riuniscono in segreto, i pescatori non vengono invitati e apprendiamo dalla stampa che era stato licenziato l'accordo di programma. È da allora che noi lottiamo, ma lottiamo con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Una lotta pacifica ma serrata. Siamo arrivati fino a Roma, davanti al tavolo del sottosegretario di allora, nel 2019, il sottosegretario Manzato. È in discussione un emendamento alle Camere, ma fatto sta che nel concreto queste somme ancora alla marineria non arrivano, non sono arrivate, e deve essere chiaro che questo è il frutto della mala politica. In questi 4 anni che non avete ricevuto i soldi, cosa è cambiato nella marineria? La marineria sta sparendo. Parlare di marineria oggi è veramente un atto di forza. La marineria, se ci mettiamo a sviscerare i problemi di questa categoria, arriviamo a stasera e non abbiamo finito. Qui si rischia in città di perdere una categoria produttiva, ed è un problema solo dei pescatori o delle loro famiglie? No, io direi che è un problema di tutta la città, e la politica deve farsene carico, le amministrazioni devono farsene carico.